si riparte in casa un po' così come era la fine della chiusura dell'anno scorso, come diciamo poi segnato. Sì, diciamo che abbiamo iniziato bene, poi probabilmente c'è stata una lettura sbagliata della gara dove magari dopo il secondo gol si pensava che magari già la partita fosse stata messa in archivio. Ciò non è stato e pertanto ovviamente siamo dovuti, fra virgolette, cosa che non deve mai accadere, ritornare in partita per cercare appunto di rifare le cose che siamo abituati a fare. Ci potrebbe anche stare, visto che è la seconda giornata, dove magari ancora determinati ritmi mentali si debbono affinare, però è normale che non deve capitare. Difficile rivedere Ma io non desidererei parlare, le stagioni sono sempre diverse. Lo sono a grandissimi livelli in Serie A, figuriamoci se non sono dove all'interno del settore giovanile dove c'è ricambio, dove ovviamente ci sono ragazzi nuovi che si affacciano per la prima volta all'interno di un tessuto del campionato primavera, per cui fare parallelismi non è mai consono soprattutto a queste categorie. Beh, sono sempre quelli, cercare di vedere qualche ragazzo esordire nella massima serie, cercare di portarne di più di quello, rispetto a quello che abbiamo fatto, cercare di farne giocare il più possibile nei campionati professionistici. No, i ragazzi nuovi, chi proviene dagli allievi si sta inserendo pian piano, ovviamente. E nel tessuto squadra è normale che hanno bisogno di tempo perché i ritmi sono diversi, i pensieri sono un tantino diversi, però quando sono stati chiamati in causa l'hanno fatto, lo fanno bene, si allenano, no, nulla assolutamente da rimproverare a questi ragazzi. Forse deve sperare qualcosa in testa, almeno questo è il. Ma io credo che da registrare sicuramente di natura mentale, perché se poi andiamo a guardare i gol credo che ce li siamo fatti da soli, per cui più di reparto penserei proprio a un discorso legato a un problema di natura mentale, ma torno a ripetere, ci può stare nelle gare iniziali anche se non ci deve stare. Ma guarda, io credo che ci siamo un attimino modificati, cosa che deve credo sempre accadere in base anche a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che si hanno a disposizione. Però oggi per la prima volta Mirko Livaja, che per caratteristiche tecniche diciamo, è un ragazzo che ha fatto sempre il trequartista o ha giocato come seconda punta alle spalle della prima, per cui io assolutamente non lo voglio snaturare, anche se il mio compito è quello di trasferirgli determinati concetti tattici di maggiore sacrificio, perché giustamente in Italia determinate problematiche, chiamatemole così, tattiche, debbono essere assorbite. In quel momento l'ho voluto lasciare più libero, sfruttando quelle che sono le sue qualità e le sue risorse. L'ha fatto bene per un'ora, poi ovviamente il ragazzo è da tanto che non giocava, per cui ho deciso di cambiare. Sì, siamo tornati nell'assetto 4-3-3. Ma diciamo che fra virgolette probabilmente c'è stato più equilibrio, perché poi c'è equilibrio, la squadra diciamo, ha mantenuto più strette le linee magari, e anche all'interno del reparto stesso diciamo che ci siamo stretti in maniera migliore di quando l'avessimo fatto nella prima frazione di gioco. Ma io penso che, come benissimo hai detto, sono ragazzi della prima squadra, perciò si allenano con la prima squadra e noi naturalmente dobbiamo essere funzionali a quelli che sono input che ci manda la prima squadra. La squadra decide di farli giocare con la primavera, è normale, che i ragazzi
abbiano sfogo, mettono minuti e cercano di migliorare quello che stanno facendo come percorso loro personale. È normale che gente come Eric Cabasseta e Bruno Petkovic sono ragazzi che hanno fatto la differenza anche l'anno scorso, la potrebbero anche fare quest'anno, fermo restando che, torno a ripetere, per loro il loro obiettivo e il loro futuro, si tratta ovviamente di futuri importanti legato a discorsi importanti. Rispetto allo scorso anno, il gruppo iniziale, nell'orbita della Lamia, questa stagione non ci saranno né Barisic e né Ameri. Il primo andrà a fare una grandissima esperienza del Milan, con l'introduzione di questo nuovo aiuto giocato da Gentili del Primavera, e il secondo giocherà in Napoli, oggi peraltro in Egitto. Che effetto ha fatto il Milan? Non ci rincontriamo, ma ci sentiamo, anche perché poi si sta un rapporto credo va anche un tantino di là a quello che è il calcio, no? Particolarmente con Fabio, è da 5 anni che siamo insieme, per cui lui mi ha raccontato tutto quello che sono, che erano le sue sensazioni. Primo ritiro ovviamente professionistico, mi ha detto i suoi stati d'animo, cerco, spero di essergli anche d'aiuto in questo senso. Ragazzo straordinario, per cui ovviamente sono contento quando i ragazzi escono, fanno bene e continuiamo quelle che sono, diciamo, i pensieri umani che vanno al di là di quelli calcistici. Per quanto riguarda Max, sono ovviamente contento che è andato in una grandissima società, spero che si faccia valere non soltanto nella primavera, ma che lo faccia anche in prima squadra. Il compito più difficile di quest'anno, per quanto poi sia giusto non parlarne, sarà quello di trovare degli stimoli importanti di gruppo, comunque già dallo scorso fatto così importante. In questo senso anche quel calo di concentrazione che sembra entrare in uno dopo il 2-0, in cui avendo espresso in merda senza manifestare la superiorità, un po' tirato dall'impatto, subito 2 gol, e poi nel secondo tempo, nel momento in cui è stato un po' scosso, si è riportato avanti di 2 gol. Forse è proprio un equilibrio mentale di motivazione che va cercato, e nell'aspetto principale di valore di quest'anno. Sì, secondo me hai colto nel segno, anche se dobbiamo anche verificare un altro aspetto, mi riferisco magari alla partita di Bari. Noi nella partita di Bari abbiamo giocato con, mancavano diciamo 7 undicesimi dei giocatori che hanno fatto il quarto di finale col Milan, per cui tutto sommato c'era tanta gente nuova, 7 undicesimi sono importanti perché non c'era Eric Cabalseta, non c'era Maran, non c'era Diop, non c'era Barisic, non c'era Petkovic, non c'era Veni, per cui diciamo che mancava numericamente un gruppo sostanzioso, fermo restando che è ovvio che queste fasi di ulteriore crescita dobbiamo andarle a segnare con la matita rossa, perché come dicevo prima posso anche capire che potrebbe essere un problema di inizio campionato, però è anche vero che bisogna essere anche molto specifici e entrare proprio nell'introspezione di questi ragazzi per creare in qualcuno che non si ci sieda, ma capire che perfettamente noi dobbiamo necessariamente lavorare sempre con ritmi e intensità alte mentalmente. Il rapporto tra tecnico della squadra e il tecnico della primavera è un buon rapporto che c'è tra il tecnico della primavera e quello degli allievi, che al momento di selezionare quelli che devono essere ragazzi pronti per la primavera. Ma sì, ma c'è sempre un interscambio di pensieri, di idee, c'è una grandissima disponibilità da parte di tutti a cercare appunto di capire dove stanno e come funzionano le cose. A prescindere da questo, quest'anno c'è anche da dire che noi abbiamo la fortuna che all'interno appunto del gruppo nostro di lavoro ci sono 2 figure importantissime come il professor Pedalia e come mister Pellegrino, dotate di grandissime esperienze, per cui l'interscambio di pensieri è fondamentale per una crescita ovviamente per quanto ci riguarda noi tecnici, e cercare appunto poi questa esperienza anche da mutarla ai ragazzi, trasferirla ai ragazzi a livello proprio sul campo e a livello proprio di pensiero, per cui l'interscambio c'è sempre con persone che naturalmente hanno fatto calcio a determinati livelli, e questo per noi è sinonimo di un'ulteriore crescita,
di trasferimento di concetti, di sviluppo di concetti ulteriori. Mister, come valuta questo girone invece con l'inserimento di un'altra formazione di una certa importanza come la Fiorentina? Ma sicuramente è un girone importante, perché io ho visto Fiorentina-Palermo e ho visto una Fiorentina che praticamente ha giocato gli stessi undicesimi del quarto di finale che ha fatto con l'Atalanta, praticamente non hanno cambiato nulla. Ho visto il Palermo che ha giocato con Embalo, Malele, Peterman, Aquino, e pertanto significa che ancora lì ci sono ragazzi importanti, 94 importanti, e pertanto vogliono fare bene. Ho visto la Lazio giocare con il Napoli, ho visto che ha giocato con 8 undicesimi della squadra che ha vinto lo scudetto. Capite bene, parlando della Roma e del Napoli, capite bene che è un campionato, secondo me, un girone altamente qualitativo. Secondo me lo era l'anno scorso, il più forte, però ha dimostrato il fatto che ha vinto una squadra del girone C, credo che lo sia ancora di più quest'anno. No, prima abbiamo la Lazio fuori e poi la Fiorentina in casa. Bari, Šeftekovic entra di grazia, un minuto gol, oggi entra la 7. No, è solo fortuna. Eh? È soltanto fortuna, casualità. Il fatto che comunque probabilmente, cioè, comunque lei quest'anno si ritrova, questi ragazzi che hanno voglia di emergere. Sì, sì, dobbiamo saperli aspettare, dobbiamo essere bravi. Come si facciano trovare subito pronti. Sì, sì, bravi loro, bravi noi nella stagione di gestione. Sono soddisfattissimo. Caruso e Floridia sono due che hanno caratteristiche uguali o c'è la possibilità di vederli insieme? Ma simili, non uguali, perché Simone è il classico esterno d'attacco in un reparto di 4, un reparto a 3, o può fare anche l'esterno nel 4-4-2. Simone, diciamo, è uno che ha la grande capacità di macinare campo, spazi e metri in continuo, perciò è, diciamo, uno che te lo ritrovi anche in fase di ripartenza. Davide Floridi è un ragazzo che magari è più bravino negli ultimi 30 metri, può fare anche a volte l'interno di centrocampo, anche addirittura il trequartista. Perché sono tutti e due sulla stessa corsia? No, credo proprio di no, no. Su questo no. Sarebbe questo troppo, cioè, sarebbe un po' di... Sì, credo di sì, credo di sì. Si aspettava questa riconferma al tecnico della Primavera, che abbiamo qualche secondo abbiamo avuto il suo collega Marani. Cosa dai in due sapere di me e lo specifico alla Primavera di confermare il secondo? Ma io spero di dare sempre quello che ho dato in 5 anni di Primavera e 9 anni di Catania, tutto me stesso. Poi ovviamente c'è chi riesce a valutare, c'è chi sa valutare. E il fatto che mi sia arrivata la conferma, posso soltanto ringraziare la società, chi mi ha scelto e chi continua a credere in giovani pulvirenti. Grazie, buona domenica.